Ma hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Android Cromatone in questo nuovo episodio di Nazuma Eleven Go con lo stesso tuono. Ed oggi, come avete letto dal titolo, si va ad affrontare la squadra dei vampiri. C'è un personaggio davvero particolare e vi spiegherò anche perché si chiama in una certa maniera. Ma prima andiamo a vedere come si fa ad affrontare questa squadra. Oh, attenzione. Oh, ehi, ma che... Ma è lui, è Desmodus! Accenditi! Mamma mia quanto sono bravo! E tu chi saresti? Ultimamente dalle mie parti ho una noia mortale. Non potete immaginare. Allora mi sono detto, perché non divertirmi con quei bocconcini? Mi è sembrato piuttosto scorretto nei nostri confronti permettervi di giocare solo contro Simeon. Non credete anche voi? Questo cos'è? È un cimelio, bocconcino. Un invito a sfidare i vampiri più nobili al nostro raduno annuale. Ci saranno tutti, ma proprio tutti. Promettetemi che verrete. Ma tu chi sei? Oh, se proprio volete saperlo, sono Desmodus Dracul, uno degli ultimi membri viventi di un nobile clan di vampiri. Lieto di conoscervi. I miei ossequi. Ah, eccolo, alla fine. Mi piacerebbe molto potermi battere contro di voi. Anzi, sarei onorato di avervi come ospiti alla mia serata. Ossequi, carissimi. Questa giornata sta diventando sempre più strana. Arion, che succede? Pronto? Arion, ci sei? Oh, Riccardo, Victor, non vi avevo visti. Ero girato di spalle, sapete com'è. È apparsa un'altra persona dir poco strana. Oh? Ha detto che è un invito. Immagino che dovremmo vedere se funziona con la macchina del tempo. Gioiello Cremisi. Beh. Rosso come il sangue. Non proprio Cremisi. In una nuova area. Non era. Proprio area. Castello di Dracula. Direi di andarlo a vedere allora, questo castello di Dracula. Già siamo selezionati? Ok. Un posto pittoresco. Bene, eccoci pronti al castello di Dracul. Mihawk. No, Mihawk è un altro personaggio, non c'entra niente. Wow. Attenzione. Fiamme blu. Sono degli spiriti allora. Che degli spiriti vaghino in eterno per questo luogo? Sono nel pieno delle mie forze. Campo da calcio e castello. Non è per niente uguale a castello di Re Artù. No, no, no. Ah, qui non si può entrare? Oh, peccato. Però sembra una bella area perché ha anche altri posti. Lì, se vedete nello schermo inferiore. È interessante. Allora? Siete qui, che meraviglia. Quindi tu sei un amico di Simeon? Amico è eccessivo. Fatemi la cortesia di non accomunarmi a gente del genere. In effetti il termine amico viene spesso usato in malo modo. Un amico è una persona molto stretta, molto vicina a te. Un amico. Poi c'è un vero amico e il migliore amico. Ma già amico è una parola molto forte, quindi usatela con parsimonia, eh? Immagino che sia un sì. Veramente è un no. Questo piccolo raduno è puramente un modo per cercare persone che siano, come dire, di sangue più nobile del comune, ecco. Una cosa del genere, insomma. Quindi è per questo che vuoi batterti contro di noi? Oh, non esattamente. Questo raduno di nobili esponenti era già previsto. Ciò che ci unisce è dunque il destino. Un destino al quale non potete sfuggire. Tenetemi al corrente sulla vostra preparazione. La partita avrà inizio quando più vi aggrada. Siete pronti per la nostra piccola partita? Cominciamo allora. Il vostro destino incombe. Che bello! Desmodus Dracul. Si chiama Desmodus Dracul, che sarebbe Desmodus, un tipo di pipistrello, e Dracul, Dracula. Praticamente. Un bel nome. Nos fanatici! A questi piace il Nos, praticamente il Nosgoth sarebbe, diciamo,
Nosferatu, insomma, le pratiche vampiresche. Vampiriche o vampiresche? Penso che possa essere in entrambi i modi. Ma vediamo i giocatori. Abbiamo Vince Scizor. Vince Scizor. Non mi viene in mente nulla di particolare, ma ha canini aguzzissimi. Pare che la maschera nasconda dei canini aguzzissimi, tipo Milena in Mortal Kombat. Waters, Holly Waters, l'acqua santa, calciatrice affermata dalla vanità impareggiabile. Turner Fogg, nebbia. Dave Walker, che è da The Walking Dead. The Walking Dave Walker. Hugh Mumford, la mummia. Desmond is Dracula, ok, lui. Porfiria Filia. Ron in water. Ah, Ron in water. Qua parte una lore, parte che facciamo notte. Sid Viper, un altro pure. Woodrow, vabbè, qua ragazzi abbiamo nomi di leggende. E Nora Flexion. Questo è bellissimo. Questo è no reflection, nessun riflesso, perché è un vampiro. Oh, Dio, questo è il più bel nome di tutti. Oh, tra Holy Water e Nora Reflection, come si chiama? Qua, questa squadra ha vinto i migliori nomi di tutto in Azum Eleven Chrono Stones, davvero. Siamo pronti a farci fare il culetto a stelle e strisce? Siamo pronti. Cavolo, non dicevo la parola culetto a stelle e strisce da tantissimi anni. Almeno 3 anni, se non di più. Parto con Arion perché con Arion praticamente volevo fare... O meglio, Spirito e anche la Mixmax, perché comunque sia lui con Reartu e... Ecco, vedi? Ecco, ci siamo capiti, no? Perché con Reartu è molto forte, nessuno lo supera. Se fossi riuscito a fare Mixmax e avessi passato la palla un pochino più indietro, a quest'ora stavo già davanti alla porta, ma non è andata così. Evochiamo Goldie o JP. Preferisco evocare Goldie con lo spirito perché è più... è in difesa. Sto più tranquillo. Uomo sabbia, portatore dei sogni. Grazie, Sandman. C'è anche la canzone. Sinistra, destra, centro. Morto. Niente, è impossibile. Goldie. Tu, Zanark, vai via, per favore, eh. Boh, nebbia avvolgente che è la sua più potente, ma non penso ce la faccia, infatti no. Sono molto forti. Ma contro Goldie e la sua freccia abbagliante, non avrei scampo perché lui fa attacco. Scommetto. A spuntamento. Vabbè. Contro uno spirito guerriero pensavo attacco. E invece no. Freccia abbagliante, rimane accecato dalla sfolgorante beltà di Amaterasu. Il materasso. Eh no, piccoletto, tu non mi freghi la palla. Miximax, Toransu. Eccolo qua. King Ata. Eccoli. E qua vi volevo. Wait. Eccoli. Qua vi volevo. Attenzione, non mi ricapezzavo le mosse e dico, ma un momento, dove sono le mie tecniche? Devo andare in armatura. Spada reale. Ragazzi, ho fatto la partita contro la Lagoon 3 volte. La prima ho fatto 1-0. La seconda 7-1. Mi hanno pareggiato all'ultimo perché JP a volte è forte, ti caccia punti di 800 di valore e altre volte ti ricaccia 300. Non ho mai capito sta cosa, come funziona con gli spiriti guerrieri, però hanno pareggiato, poi gliene ho fatti altri 6 la terza partita, tutti quanti con Ariel, con Arion. Stavo dicendo Ariel. La sirenetta. Oh, acqua santa, ciao. Ah, beh, no, volevo dire. Perché comunque sia, con Arion, il tiro più forte che ho fatto con colpo critico, 1940, mi sembra. Ed è stata una cosa bellissima. Nel caso, evoco JP. Se io riesco a fare almeno 3 gol. Almeno 3 devo farne. Posso stare tranquillo che ho la vittoria. Hai evocato Demogorgone, ma stiamo giocando a Stranger Things oppure?
Non lo so. Chiudimi, ecco, 1081, perfetto, perfetto. Il più debole che ho fatto con la palla che rallentava è stata 890 o giù di lì. E non me l'hanno mai bloccata, sopra quel valore mai hanno. Vedi? Vedi? Però intanto 958. Attenzione, facciamo molta attenzione, ragazzi. Questi sono pericolosi, Guarda lì, breakdance. E con Gabi purtroppo ho fatto un gol durante le partite contro i giocatori per strada e ha fatto il bacio, quindi dall'episodio delle esultanze. Io ho detto, mi sa che devo rivedere un attimo le esultanze dei miei giocatori. Miximax Trans, anche loro? Goldi, no, non ci vado in Miximax. Illusione abbagliante. Attenzione alle L. E allora, JP, Inno dei Tre Regni è una tecnica paurosa. Oltre 900 di potenza, mi ha parato proprio... Mi stavano per pareggiare un'altra volta quelli della Lagoon nella terza partita, però per fortuna con Inno dei Tre Regni ho bloccato tutto. Attenzione però, è diventato un vampiro. Ah, che cosa è successo? È un vampiro? Sciocchino, non mi sono trasformato. Questo è l'effetto del Miximax Trans. Ora ditemi, chi devo assaggiare per primo? Io sono troppo selvatico e fibroso per avere un buon sapore. Ma tu sei un robot, hai l'olio, non hai olio motore, non hai sangue. Come fa un robot a provare paura? Ah, ecco, no, dico, cosa succede? Già non mi ricordo più che l'avevo fatto andare in Miximax. Un robot in teoria non dovrebbe neanche provare emozioni, però... Se si sa che le leggi di Asimov sono inutili quando si tratta di giochi. Anche Doraemon, insomma, insegna tanto, insegna. Tu sei un robot, però devi provare emozioni. Perché? Sono programmato per servire e riverire gli umani. Perché dovrei provare emozioni nei loro confronti? L'uomo bicentenario! Tipo l'uomo bicentenario, insomma, con l'ormai scomparso Robbie Williams, insomma. E insegna qualcosa. Robin Williams, non Robbie. Robbie è il cantante, Robin è l'attore. Precisiamo. Che tra l'altro il film di Peter Pan, Ritorno all'isola che non c'è, è un film che ho amato fin da quando ero bambino. Però purtroppo sono film che Italia 1 non manda più, perché solo su Italia 1 andava in onda il sabato sera quando faceva quei bei film. E vabbè, intanto qua noi segniamo ancora. Grande. Vai, Burekudensu! Temmokun! Anche se in teoria Arion dovrebbe essere Temma-san, visto che è molto più piccolo di me. Però vabbè. Comunque sia, si può dire anche Kun, ovvero signore, a un ragazzo che è più piccolo di te. Dipende dalla parentela, dal rapporto che hai con quella persona. Voi ragazzi evocate ancora, ma io non ho più nulla. Io qui sto parlando di lore giapponese e voi mi... Argentia, ma cosa? L'argento vivo? Ma no, tesoro, no, non ci provare neanche. Voi qua mi evocate spiriti guerrieri, senza spiriti. Io sto facendo discorsi importanti. Tanto oramai vinco io, cioè... Lasciamo perdere, no? Dai, fatemi arrivare in porta, faccio un altro tiro. No! No, cattivi! No, ok, ora mo. Connessione fulminea. Ho sbagliato? È un pochino uno sbaglio. È un azzardo perché mi parte da... Da Goldi, mi parte. O da Sor. O da Goldi o da Sor. Quindi da proprio dalla parte... Ah no, con Arion parte. Vabbè, non fa nulla. Va bene. Tutto a posto, non importa. Dovevo comunque sia contrastarli, perché prima che rifanno la tattica se ne passa un bel po' di tempo. Quindi, in qualche modo dovevo contrastarli. Assolutamente. Oh, lo supero? Ah, perché sta solo in mic... Ah, ecco. Sembrava troppo bello, infatti. Gabi,
Accidenti. Superiamo però stavolta? No, infatti no. JP! Allora. O mano del colosso, o vado di mano del colosso, o inno dei tre regni. Che mi sembra la cosa più plausibile. Ho paura. Tanta, tanta. Oh. Stavolta non è servito. Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Così è la vita. In un solo modo. Pronti, baby? E ora, chi evochiamo? Chi evochiamo? Con il Muximax Turansu. Facciamo Victor oppure facciamo Fei? Ora, vi prenderete un altro bel gol. E zitti, senza fiatare! Non vi azzardate proprio a fiatare perché vi prendo e vi strangolo con le vostre budella. Ok? Vi apro la pancia, così, tac, Arakiri. Voi fate Arakiri, poi vi prendo io le budelle e vi ci strangolo, ok? Vedi, vedi? C'ho anche la spada. Anche se una spada mitica come Excalibur non dovrebbe essere usata per certi scopi. Perché appunto è una spada nobile e mitica. Ok, spada reale. Quello come fa a vedere quello? Che è come in Dragon Ball che percepisce la presenza? Che poi in Dragon Ball Laura sarebbe Lucky che troviamo in One Piece alla fine, eh. È tutto correlato comunque sia. Haki, il Ki, il Chi, il Chakra, tutto correlato. Il Chakra è un po' diverso veramente. Ma scusami, Holy Water, acqua santa. Mi stai di lato? Mi hai fatto lo sgambetto? No, no, solo per capire. Io chiedo sempre, perché non vorrei che magari il gioco dice sì, è così, quindi io chiedo per essere sicuro. No. Porca miseria. Vai! Vai. Cosa? Perché non era... C'era benissimo, c'era in mezzo, c'era benissimo. Dragone sorgente, com'è che si chiama? Ah sì, è vero, dragone sorgente. E vabbè però, senza tecniche? Che cavolo, vabbè, sentite, fatela, non rompete più le scatole. Tuono oscuro, sì, vabbè, tanto non serve a niente, non serve, è inutile. Queste tecniche così dicono che fanno qualcosa, in realtà non fanno nulla. Non ci credete, non ci credete. Tatino, ancora non l'ha imparato? Goldie, è OP. Ed è impossibile passare quando facciamo freccia abbagliante, eh. Arion, è tua. Vabbè, e allora. Dunque, Pegaso non possiamo più evocarlo. Evochiamo Robin. Proviamoci ragazzi, è finito il primo tempo, va bene. Ora devo un attimo rivedere la formazione perché Arion è ancora una pedina importante. Potrebbe ancora fare qualcosa. Ecco qua. Subito all'attacco, non ci perdiamo d'animo, armatura e... proiettile d'aria, versione 3. Piano piano sto potenziando tutte le loro tecniche. Fai attacco, mi faccio proiettile d'aria. V3! Eccolo qua. Buono, buono. Corre come un leprotto. Le grandi battute di Andre Link, iscrivetevi. Guizzi aerei, poin poin poin. Comunque coniglietto. Un'altra grande battuta perché Fei assomiglia a un coniglio. Ehi, ciao.
E senti, Zanni Aguzze non ce la fa passare. Quindi vado con super tiro rimbalzante che neanche ce la fa. La mia prima idea è stata ritirare con Zanni Aguzze. E siccome mi devo non fidare del mio istinto, mi devo non fidare, ho tirato con... Esiste! Esiste! Esiste mano di luce doppia! A posto, chiudete tutto in Azuma Eleven, per me può anche concludersi così. Va bene tutto! Va benissimo! Perfetto, perfetto! È perfetto... Non fate che anche voi passate la palla di continuo. Ok. No, no, c'è freccia abbagliante, non lo capisce, non lo capisce. Non lo capisce. Va bene, mano di luce doppia c'è. A trovarla ora. Devo vedere qualche guida che mi aiuta a trovare mano di luce doppia. Ok, vabbè però. Va bene. Cavoli, ho finito l'armatura. Ma ragazzi, Arion non sta ancora in... In Miximax. Ok, c'era ancora un bel po'. Vai, assalto invincibile. Un 700 glielo facciamo. Quasi 8, quasi 900. Perfetto, questo è... Mi tiro la spiga, un gol sicuro. Mi tiro la spiga, Me la sto tirando. Bella, cavolo, quanto è bella. E invece no, perché il cappello porta bene. Ma voi non avete idea, io stavo cercando mano di luce doppia dal primo in Azuma Eleven. Non ho mai capito se non l'hanno mai messa nel gioco, oppure se nell'anime se la sono inventata e poi l'hanno inserita nel Go. Non ho mai capito questa cosa. Però davvero, quando l'ho vista nell'anime, perché prima si seguiva l'anime e poi dopo ho scoperto il gioco, molto dopo, verso la fine dell'anime, contro la Kirkwood. E va bene, insomma, quando l'ho visto ho detto, porca miseria, che figata sta mossa. Che poi in realtà mano di luce doppia è il nome che hanno dato dopo. Non è Mark che ha dato il nome alla tecnica, è il commentatore che gliel'ha dato. Ma ce la facciamo? No, mi sa, vero? Niente, le tecniche purtroppo non funzionano se non sei con l'armatura o con lo spirito guerriero. Vedi, fanno finta loro. Oppure hai una grinta e un fisico che fanno paura. Ok, Goldy, è ora di sfoderare l'impasto di Goldy in armatura. Anche lei! Oh, che carina, ci vuole copiare! Va bene. Cavalcata furiosa! Questo è forte. Ah, ci arriva davanti alla porta. Molto lontano. È un tiro lungo per caso? Sì, è un tiro lungo. Il 7. Il pinguino. Sì, è molto sì. Però stordito. No. Oh! Ma siamo scemi? No, ma questo ritira! Era Goldy! Ma mannaggia la morte! Oddio! Ragazzi, sto sclerando come un matto, non ci capisco niente! Difesa! Vai con Guizzieri! Oh mio Dio! Mamma mia, ragazzi! Corri, Leprotto! Va bene. Corri, Forrest! Niente, non corre. Leprotto non corre più. Guizzi, Airi! Point. Buono! Zana-chan! Che combini, Zana-chan?
Non ce la fa. Dovrebbe essere tipo a 75, comunque sia, perché Zandark è molto debole. Sta a 66. Cavolo. Ah, però se è finito lo spirito lei, eh. Allora, riattiviamo lo spirito di Gorudy. Ma è l'unico guerriero che ci ho attivato? Ah, va bene. Mixi Maxi, Toransu, Vuratimir. Ce l'ho tre attivati, ma che palle! E dai, non me ne ero accorto. Io mi dimentico le cose. Il cappello non dovrebbe farmi sbagliare. Perché sbaglio? Cappello di Red, portami fortuna. No, non mi portare sfiga, fammi ricordare le cose. Eccolo qua, chi è? Glenr, Araldo Notturno, cos'era? Vabbè, qualcosa che ha a che fare con i vampiri comunque. Tanto, sempre lì andiamo a finire, eh. Sì, ma stai calmino, eh. Luce demoniaca, tanto per cambiare. Perché Tuono di Dracula era troppo bello come nome. Dove vai? Ah. Pare che ci faranno un secondo gol. Tiro fantasma. In realtà no. In realtà il tiro fantasma qui dovrebbe chiamarsi tiro miraggio. Sì, in realtà sì. Ho sete di vittoria. Perché il tiro fantasma in realtà è nel primo Inazuma. E Maboroshi sta, oltre a indicare fantasma, anche miraggio. L'istituto miraggio è... Insomma, 2 più 2 non fa 4, fa un pesce. Ergo per cui tiro miraggio. E va bene, e va bene. Arion ha troncato male. No ragazzi, questi pareggiano. Allora, fammi un po' vedere. Molti punti tecnica, diamoli a JP. Vediamo due per sicurezza. Goldy, tesoro mio, ti prego. Oh, vai Goldy. Rubagli un po' di tempo. Brava. Mua. Ti sei guadagnata le caramelle per oggi, brava. Signori, finisce oggi Inazuma Eleven Go Chronostones Tuono. Settimana prossima, finale, partita finale contro gli Ogre. Su Inazuma Eleven 3, Ogre all'attacco. E poi inizia Inazuma Eleven Strikers, se tutto va bene. Ah, ce l'abbiamo fatta. Cappellino. Scarpini vampiro. 1850 punti. E tutto bene, perché finisce bene. E ora 4 stelline sul gioco, non più 2, non più 3, 4. A volte il destino risulta essere beffardo. Non mi sarei mai aspettato di vedervi giocare così. Ora capisco perché Simeon era tanto affascinato da voi, molto bene. Siete stati capaci di sorprendermi. Via, andate. La prossima volta che i nostri destini si incontreranno, non sarete così fortunati. Arrivederci! Mantello distinto. Un attimo, vuol dire che questa volta non ha giocato seriamente? No, non è possibile. È fatta. Un livello Link segreto? Sì, lo so. Lo so. C'è un'altra partita, ma non posso assolutamente farla. Perché per farla dovrei giocare anche Fiamma. E Fiamma l'ho lasciato lì al secondo capitolo, dov'ero? Quindi no, non penso proprio che la farò. E se la farò, di certo non questo periodo. Forse se mi va prima che inizia Galaxy, prima che inizia il Let's Play di Galaxy. Forse.
Dato che comunque sia mi sono fatto un mazzo tanto per riuscire a levellarli, dover rifare la stessa cosa anche su Fiamma sarebbe un po' una seccatura. Andiamo alla Raimon e chiudiamo questo capitolo una volta per tutte. Compagni, eletti, giocatori, tutti voi, sappiate che oggi la squadra Raimon 11 ha vinto una partita contro i vampiri Nos Fanatici, la squadra più forte del gioco. Mark Evans, sei qui dentro a prendere la muffa? Ecco la porta che vi dicevo all'inizio del video. No, non si può andare. In realtà ci si potrebbe compenetrare nel terreno, ma poi dopo verremmo comunque sia bloccati, rimarremmo perché non si carica la parte della porta. La porta dietro, quello che c'è dietro la porta è un'altra mappa praticamente. Però non fa nulla, non fa nulla. Quindi Inazuma Eleven con Chrono Stones, almeno per ora, si conclude qui. Ok, levato. Con quale magia l'ho levato? Senza togliermi le cuffie. Ad ogni modo, Cucci, per questo video è tutto. Io, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Inazuma Eleven Go Chrono Stones Tuono. Come sempre, vi ricordo in descrizione che trovate i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, domani con dei nuovi video. Bye bye!